Le Conseil fédéral s'est réuni aujourd'hui en séance extraordinaire pour parler de la situation du Crédit Suisse. UBS is taking over Credit Suisse, so this is a commercial solution and not a bailout. È il presidente della Confederazione Svizzera, Alain Berset, ad annunciare che il Credit Suisse finirà nelle mani di UBS. In a deal engineered by Swiss authorities, UBS agreed to buy Credit Suisse for more than $3 billion on Sunday. È il 19 marzo 2023 e UBS ufficialmente acquista Credit Suisse. Dopo settimane turbolente per la banca svizzera, che dopo più di 160 anni confluisce nella sua più grossa rivale, ossia UBS. Credit Suisse non se l'è passata bene negli ultimi mesi, ma in realtà se andiamo a guardare bene sono anni che non se la passa bene e anni che pesta una cacca dietro l'altra. E oggi vorrei proprio con voi fare un excursus storico di quello che è successo a Credit Suisse nella storia, tutti gli scandali in cui è stata coinvolta e come piano piano siamo arrivati alla situazione di qualche giorno fa. E capire come si può arrivare a quel punto, come si può gestire male una società fino a quel punto, o meglio, come si può vivere sul filo del rasoio dell'illegalità fino a quel punto e poi non farla franca, per certi versi. E come anche Credit Suisse non si sia adeguata ai cambiamenti che il sistema bancario svizzero ha cercato di avere da quando la Svizzera non è stata più considerata uno stato blacklist. Molte banche si sono adeguate, Credit Suisse non l'ha fatto. Ad onore del vero, Credit Suisse ci ha provato a cambiarsi, solo che si è mossa un pelo troppo tardi rispetto a tutti ed è fallita prima di riuscire nel suo intento. Se siete interessati a vedere quello che è successo nei giorni più drammatici di Credit Suisse, che sono successi qualche giorno fa, ormai settimane fa, ecco, quello lo vedremo nel prossimo video. In questo vedremo la storia che ha portato Credit Suisse fino al baratro, quindi fino alla fine del 2022. Il 2023 e l'ultimo periodo è nel prossimo video e lì vedremo come Credit Suisse si è tuffata a volo d'angelo nel baratro. Ma per capire il tuffo nel baratro è importante che vedere come ci è arrivata quel baratro. Ciao, sono Jacopo, ho dei libri nello sfondo, ho una camicia, quindi sono sicuramente una persona affidabile che parla di economia. Se siete arrivati qui per caso e non mi conoscete, vi do un piccolo background di chi io sia. Sono un risk manager, lavoro come internal auditor per essere precisi per una società di consulenza e lavoro con società quotate, non nel mondo finanziario ma nel mondo manifatturiero principalmente e dei servizi. Ma diciamo che mi diletto a divulgare di economia, a spulciarmi i bilanci e a vedermi anche la storia non solo delle imprese ma la storia economica. E oltre ad avere un podcast dove parlo di questo, mi metto a fare video qui. In questo canale non vige il principio di autorità, quindi anche se c'ho una camicia e c'ho dei libri nello sfondo non vuol dire niente, perché quello che contano sono i fatti e la documentazione che abbiamo a nostra disposizione. Per quello in descrizione trovate tutte le fonti su cui mi sono basato e quello che ho trovato, e trovate anche cose che non dico all'interno di questo video perché magari non ci stavano in termini di tempo, ma se volete approfondire sappiate che c'è uno sfilzailing che potete gustarvi quando volete voi sull'argomento per approfondire. Tutto molto bello. Ed ora partiamo con Credit Suisse. Ah, e non aspettatevi che ci sia questo sfondo e questa posizione con me in camicia tutto il tempo perché è scomodissimo. Adesso torno alla mia postazione normale. Ciao! Vi lascio questa nota perché ho rivisto, sto finendo di editare tutto il video e mi sono reso conto che in alcuni pezzi, in particolare nella parte finale, per motivi legati sia alla mia vita personale che a problemi tecnici che ho avuto, diciamo che ho avuto un tempo molto ristretto per registrare questo video e anche per editarlo. In particolare l'ho registrato tutto nell'unico momento in cui potevo farlo e quindi ho avuto un one go. Ho avuto anche dei problemi tecnici in mezzo, quindi l'ultimo pezzo l'ho riregistrato velocissimamente e in cui riregistrare velocissimamente la mia dislessia è arrivata a gamba tesissima e mi ha aiutato tantissimo a mischiare le informazioni nella mia testa e anche riportarle fuori. Quindi mi si sono sovrapposti dei ricordi e ho detto una cosa piuttosto che un'altra in alcuni punti. Ergo, ho pensato di riregistrare le cose che erano delle castronerie più grosse che ho detto e che non aveva senso che io vi mettessi solo a schermo la correzione, come ho fatto in altre cose in cui proprio per dislessia ho detto una parola al posto dell'altra, lì non ho riregistrato tutto per una parola. In altri punti in cui era più doveroso riregistrare, mi vedrete vestito così perché ho riregistrato quel pezzo lì, e in altri, anche se non c'erano errori, mi sono reso conto che non erano spiegati bene e piuttosto che darvi un contenuto fatto male, li ho riregistrate in maniera tale che siano comprensibili
e capibili in maniera corretta anche per chi non ha delle competenze approfondite su alcune cose. Ergo, mi vedrete in questa MIS, mi vedrete in altre MIS, perché sono spezzoni registrati in momenti diversi. Per portarvi un contenuto che sia decente, fatto bene, ho preferito fare così. E mi scuso anche perché ci ho impiegato tantissimo tempo a editare e a fare questo video, ma veramente sto facendo questo contenuto nei ritagli di tempo fra lavoro e vita personale e sono stati molto molto meno di quelli che pensavo sarebbero stati, e in più questo video mi sta dedicando molto molto più tempo di quello che pensavo gli avrei dovuto dedicare. E ora vi lascio il video, che spero vi piaccia tanto. Ciao! Quindi facciamo un bel escursus storico di Credit Suisse. Credit Suisse nasce nel 1856 da un'idea di Alfred Escher. Perché dico da un'idea di? Perché in quel periodo la Svizzera stava per fondare, per creare per la prima volta il suo sistema ferroviario e c'erano già i francesi lì pronti, sfregandosi le mani, nel dire «Ah, siamo noi che vi diamo i soldi, così ci prendiamo questa fetta di economia e ci portiamo a casa questa opportunità». Però ad Escher questo non andava bene e quindi decise di proporre la creazione di un credito locale, un credito svizzero, per finanziare appunto questa opera di costruzione del sistema ferroviario. Tanto per darvi un'idea di quanto piaceva questa idea, lui voleva tirar su 3 milioni di capitale sociale e ne tirò su 218, quindi si fondò questa nuova banca, questo istituto di credito per finanziare il sistema ferroviario. E così nacque Credit Suisse, che a suo tempo non si chiamava Credit Suisse, ma si chiamava Svizzerische Kreditanstalt. Spero di averlo pronunciato decentemente. E quello fu il primo nome. Poi, ovviamente, il nome cambiò nel tempo, ci furono fusioni e acquisizioni, il nome cambiò. Quello che ci interessa sapere, senza andarci a guardare ogni anno cosa è successo, se no non finiamo più, dal 1856 agli anni nostri, o meglio perlomeno agli anni 80, anni 90 del secolo scorso, sono successe un casino di cose che hanno favorito tutte le banche svizzere, non solo Credit Suisse. Basti pensare a tutte le guerre che ci sono state fino alla seconda guerra mondiale, quindi diciamo che la Svizzera, ponendosi sempre in una situazione di neutralità, era un luogo franco dove le persone che avevano soldi andavano a mettere le proprie ricchezze per proteggerle dalle guerre, e quindi la Svizzera si trova in una condizione molto favorevole per ricevere capitali. Ad aiutare questo c'era anche la segretezza bancaria, che era il cardine della legge svizzera e della mentalità delle banche svizzere, quindi aiutati dal fatto che è uno stato neutrale e tutti vogliono portare i soldi lì per salvarseli in caso di guerra, aggiungiamoci il fatto che c'è la segretezza bancaria, quindi qualsiasi persona che voglia nascondere dei beni o della ricchezza dai propri stati o anche dalle proprie agenzie delle entrate, la portava in Svizzera. E la Svizzera si è così molto arricchita di capitali stranieri nell'ultimo secolo, nel corso del Novecento, e questo ha portato le sue banche a rafforzarsi molto, sia dal punto di vista del ricevere tantissimo capitale da tutto il mondo, in particolare da persone molto abbienti, sia del fatto che gestire tanto capitale le ha portate a sofisticare molto i tipi di servizi che danno ai loro clienti, e li ha anche portati però ad avere a che fare con persone di dubbia provenienza e soldi di dubbia legalità, su cui la Svizzera ha chiuso molti occhi in passato, ma più ci si avvicina al giorno d'oggi, più questi occhi sono iniziati ad aprirsi anche per volontà degli stati circostanti la Svizzera e nel mondo, tant'è che dal 2015 la segretezza bancaria non c'è più col sistema esterno. Ovviamente c'è ancora un livello di segretezza, ma non è quello che c'era una volta, e ora dal 2015 in avanti la Svizzera è considerata uno stato whitelist, non più blacklist, quindi non è uno stato tipo Panama o le Cayman dove nascondere i propri soldi, perché se voi portate i vostri soldi in Svizzera lo stato italiano lo sa, perché la Svizzera comunica con l'Unione Europea cosa succede nel suo sistema bancario dal 2015. Ma fino al 2015 diciamo che la situazione era molto favorevole per le banche svizzere, soprattutto era molto favorevole per chi non seguiva la legalità, e questo ha portato appunto, come dicevo, tanti soldi, ma anche tanta gente poco raccomandabile, che ha portato le banche svizzere a farsi molti pochi scrupoli in molte circostanze. E Credit Suisse
Suisse forse è stata l'ultimo baluardo di tutto questo. E ora stiamo proprio qui a vedere tutte le cacche che ha pestato Credit Suisse per dimostrare che lei voleva essere l'ultimo baluardo dell'area grigia della Svizzera. Partendo dalla prima cacca pestata negli anni Ottanta. Siamo nel 1986, nelle Filippine c'è un dittatore che sta governando e piano piano questo dittatore nel corso dei 3 anni in cui è su si porta via dalle casse delle Filippine fra i 5 e i 10 miliardi di dollari che nasconderà in Credit Suisse. Credit Suisse non solo si prende i soldi ma aiuterà il dittatore dando dei nomi falsi di origine fra l'altro inglese per evitare che anche a possibili controlli questo venga identificato. I nomi che verranno dati ai due correntisti saranno William Sanders e Jane Ryan, tipici nomi filippini appunto, per evitare che qualche autorità possa accorgersi di questo. Quindi Credit Suisse aiuta non solo a defrodare uno stato ma protegge anche il suo dittatore dalla frode stessa, e questo diciamo che non è molto bene. Nel 1995 Credit Suisse verrà condannata dalla corte di Zurigo e per quanto fatto pagherà una multa di 500 milioni che dovrà essere pagata alle Filippine. E quindi già negli anni 80 si prende una bella batosta da 500 milioni di dollari che usciranno dalle sue casse per andare in quelle delle Filippine, giusto perché aveva aiutato un dittatore a rubare alle Filippine fra i 5 e i 10 miliardi. Andiamo avanti di qualche anno, siamo nel 1999 in Giappone e le autorità giapponesi stanno indagando su alcune società che sembra che abbiano sostanzialmente falsato i loro bilanci e abbiano coperto le loro perdite. Fanno delle indagini, arrivano a Credit Suisse, vanno a chiedere dei documenti e Credit Suisse non ha una fava, perché Credit Suisse ha avuto la brillante idea di distruggere tutti i documenti che aveva in quello che fu definito poi lo shredding party, quindi sostanzialmente il party della distruzione. Shredding è quando si strappano i documenti di carta. Quindi sostanzialmente hanno distrutto documenti che andavano a corroborare il falso in bilancio di queste società, e alle autorità giapponesi questa cosa non piace molto, tanto che vollero prendere Credit Suisse come esempio per tutte le altre banche straniere e domestiche per far capire che questo non si deve fare, e sospesero la licenza di Credit Suisse per un periodo purtroppo imprecisato perché non sono riuscito a trovare documenti che mi dicano quanto lungo fosse questo periodo. Comunque è stato sospeso per un certo periodo la licenza in Giappone di Credit Suisse, furono licenziati sostanzialmente tutti quelli che presero parte a questa cosa e Credit Suisse dovette ripartire da zero in Giappone. Siamo solo agli anni 90. Finiscono gli anni 90, iniziano gli anni 2000 e proprio nel 2000 due figli di un dittatore nigeriano cercano di recuperare 214 milioni dai conti svizzeri del loro padre. Sembra una mail di scam o l'inizio di una serie di mail di scam, e invece è tutto vero, o meglio, non è vero che lo stavano cercando di recuperare i soldi, ma è vero che il dittatore nigeriano Sani Abacha aveva 214 milioni presso Credit Suisse e aveva quindi aperto un conto lì contro le regole di alcuni stati, fra cui quello svizzero, che non vede di buon occhio che si accettino soldi da dittatori. E quindi appunto nel 2000 la commissione bancaria della Federazione Elvetica della Svizzera, perché secondo loro la gogna pubblica è già abbastanza, ma bacchetta Credit Suisse perché i suoi controlli interni non si sono accorti sostanzialmente che non dovevano accettare quei soldi perché arrivavano da una provenienza con cui la Svizzera non vuole avere a che fare e non devono avercene a che fare neanche le sue banche. A quel punto Credit Suisse fa: oh mio Dio, ma non ce ne siamo accorti, ma guardate, siamo rammaricati tantissimo, anche noi se l'avessimo saputo non li avremmo presi, miglioreremo i nostri controlli interni. E più o meno questa fu effettivamente la risposta: miglioreremo i nostri controlli interni perché evidentemente non sono abbastanza stretti.
A questo punto neanche l'indice Dow Jones ci sta molto e dà un downgrade a Credit Suisse, che fino a quel punto aveva il credit più alto in assoluto, quello di migliore istituto finanziario, e verrà downgradato proprio perché forse queste cose non sono proprio il top per il migliore istituto finanziario, the best financial institution. No, non vanno molto bene. E anche lì, diciamo che Credit Suisse cade dal pero e fa: ma come? Ma abbiamo perso rating per questa cosa? Ma i nostri controlli adesso li stiamo migliorando? Ecco che però bisogna averceli buoni già da prima. E nonostante Credit Suisse abbia provato con l'ingenuità, facendo la scema del tipo: oh, ma io non sapevo niente, non gli è andata bene, e questo è un altro chiodo sulla bara di Credit Suisse. È il 2004 e torniamo in Giappone. Questa volta Credit Suisse si invischia pure con la Yakuza. Nello specifico, aiuta uno dei clan più grossi della Yakuza a riciclare denaro. Come funzionava questo giro? È un po' complicatino, vediamo se riesco a spiegarvelo senza far troppo casino. Sostanzialmente i soldi venivano presi dall'usura a Tokyo, presso la Standard Chartered Bank di Tokyo, convertiti in bond, sostanzialmente. Questi bond venivano poi trasferiti su un conto ad Hong Kong della Credit Suisse. Dalla Credit Suisse di Hong Kong passavano a una filiale di Credit Suisse a Singapore, per poi finire a Credit Suisse a Zurigo. E poi questi soldi venivano liquidati da una società finanziaria giapponese, quindi venivano ripuliti. Entravano sporchi e uscivano puliti. Ecco, di tutto questo casino qui venne preso un banchiere che prendeva questi soldi sostanzialmente di Credit Suisse in Giappone, e però poi venne anche rilasciato perché non ci furono abbastanza prove per incastrarlo, in quanto lui si dichiarò di non sapere la provenienza di questi soldi. Poverino, lui li riceveva, faceva il suo lavoro, semplicemente li trasformava in bond, quindi dava un servizio, e poi facevano tutti i passaggi, finivano in Svizzera e tornavano liquidi, lui cosa ne sapeva. E quindi è stato poi scagionato, e le notizie del 2014 ci dicono sostanzialmente che le indagini sono continuate con la polizia, ma questa persona non è stata poi arrestata. E questo, quindi, altra cosa non chiara nella gestione di Credit Suisse, che si è scoperto poi aveva un deposito di 47 milioni di dollari in capo a un prestanome della Yakuza proprio a Zurigo. Altro chiodo. Anche se questi sono chiodi un po' arrugginiti e vecchi, ma piano piano ci avviciniamo ai veri chiodi. Fino a qui vi ho detto le cose più caratteristiche, che forse non hanno un vero e proprio impatto su quello che è successo ultimamente, ma che erano belle, facevano parte della storia di Credit Suisse ed erano anche belle da raccontare e da vedere, perché molto colorite. Ora voglio darmi in rapida successione una serie di cacche che hanno pestato tra il 2009 e il 2021, perché poi dal 2021 in poi c'è una successione di cose fatte veramente male che hanno dato una bastonata molto grossa a Credit Suisse, e sono forse le vere e proprie cause del tracollo di questo periodo. Ma vediamo una cosa per volta e vediamoci quante cose hanno fatto di illegali in Credit Suisse nel giro di 10 anni. Partiamo col 2009, quando si prendono più di mezzo miliardo di multa negli Stati Uniti per aver lavorato e avuto a che fare con paesi sanzionati come l'Iran e il Sudan. Ma vi metto l'articolo qui sotto, così vedete tutti gli stati dove hanno operato che erano sanzionati e quindi non si poteva. Agli americani non piace questa cosa. Nel 2011 tasse evase in Germania, 150 milioni di multa. Nel 2012 si sono presi una sanzione per aver sovrastimato i loro asset, in particolare il non aver svalutato gli oltre 3 miliardi che avevano di mutui subprime al loro valore, e quindi quando questa cosa verrà fatta i loro bilanci subiranno una perdita di oltre i 2 miliardi e mezzo, oltre alla multa di cui non sono riuscito a trovare l'entità, ricevuta dalla SEC negli Stati Uniti. Nel 2014 negli Stati Uniti si prende una multa record di 2 miliardi e mezzo, anzi 2,6, per aver aiutato i suoi clienti americani ad evadere il tasse. Nel 2016 si prendono un altro centinaio di milioni di euro di multa dall'Italia per evasione fiscale. In realtà sia in Italia che in Germania hanno patteggiato, mentre negli Stati Uniti se la sono pagata tutta. Nel 2016 si prendono anche dagli Stati Uniti una multa di pochi spiccioli, 16 miliardi e mezzo, per non aver monitorato operazioni di riciclaggio di denaro da proventi illeciti,
e l'anno successivo in Malesia vengono accusati di aver riciclato più di 700 milioni di dollari provenienti dal riciclaggio di proventi illeciti, ma non ho trovato l'entità della multa che hanno pagato, purtroppo. Nel 2017 è iniziato un contenzioso con l'Unione Europea per evasione fiscale, non ho trovato gli esiti di questo processo, se li avete trovati voi ditemelo nei commenti, grazie. Nel 2018 le viene richiesto caldamente dalle autorità svizzere di migliorare i suoi processi di identificazione di soldi provenienti da attività illecite, quindi di riciclaggio del denaro sporco, perché sostanzialmente i suoi clienti FIFA, Petrobras, che è la petrolifera brasiliana, e la petrolifera governativa di stato del Venezuela, tutte e tre società che con la corruzione non hanno proprio niente a che fare, di aver operato per loro delle attività molto sospette di cui non c'erano garanzie che ci fosse stato un controllo antiriciclaggio. Molto bene. Nel 2018 si è presa poi una bella multa da Hong Kong per aver corrotto dei dirigenti di società, praticamente offrendo dei posti di lavoro ai parenti di questi dirigenti in cambio di vincere degli appalti. Ottimo. Infine, nel 2019-2020 è sotto indagine dalla FINMA, che è l'equivalente alla Consob svizzera, che scopre Credit Suisse fare operazioni di spionaggio di suoi ex dipendenti che ora lavorano per i competitor, quindi facendo spionaggio industriale, mandando letteralmente degli investigatori privati a spiare e seguire i suoi ex dipendenti, cosa che non lo direste mai ma è illegale, e secondo il rapporto della FINMA fra il 2016 e il 2019 avevano in piano di fare spionaggio nei confronti di molti dipendenti e in parte di questi ci sono anche riusciti. Non ho trovato se hanno beccato però delle multe o hanno dovuto pagare qualcosa per questo. E questi sono una serie di chiodi piccolini ma ben frastagliati attorno alla bara. Ma ora è arrivato il momento di beccare i veri chiodi che hanno chiuso, diciamo, il sarcofago di Credit Suisse e l'hanno portata morente da USB. Nel 2021 Credit Suisse pesta tre grandi cacche che saranno l'inizio del declino. Il primo è il collasso di Archegos, che è una società a cui loro avevano prestato dei soldi e che non vedranno mai più. La seconda è lo scandalo e il fallimento di Green Seal, che è un'altra società con cui Credit Suisse aveva affari. E il terzo è stato un finanziamento allo stato del Mozambico alle spalle del Fondo Monetario Internazionale, che non l'ha presa molto bene e ha chiesto la restituzione dei soldi da parte del Mozambico, mandando anche gambellare un'economia. Ma ora vorrei vedere queste tre cose più nel dettaglio, perché sono molto interessanti e da qui, soprattutto dalle prime due, sono iniziati i primi passi di allontanamento da parte della clientela e degli azionisti nei confronti di Credit Suisse. Siamo ad inizio 2021 e Archegos fallisce. E fra le banche che ci ha perso più soldi da questo fallimento c'è Credit Suisse. Cosa è successo a Archegos? Perché Credit Suisse ci ha perso dei soldi in questa cosa? Archegos era un hedge fund. Gli hedge fund sono delle società che investono soldi, principalmente dei loro investitori, cioè persone che gli danno dei soldi per investirli in attività, diciamo, speculative. E Archegos era uno di questi. Ma qual è il rapporto che c'era fra Archegos e Credit Suisse? Ecco, Credit Suisse era il broker di Archegos, quindi Archegos utilizzava Credit Suisse per fare i suoi trade. Oltre a questo, Archegos chiedeva anche soldi a prestito a Credit Suisse, era un suo lender, quindi gli prestava dei soldi. Detto ciò, cosa succede di fatto nel 2021? Anche perché succede abbastanza in maniera rapida. Archegos ha una grossa esposizione su Viacom, che è una società di telecomunicazioni americana. Viacom ha un titolo che cala fortemente per le prestazioni che Viacom stava facendo, e Archegos, che deteneva principalmente obbligazioni, prestiti di Viacom, si trova costretta a doverli vendere in perdita. Questo porterà il prezzo di queste securities a calare ancora di più, perché avevano una forte esposizione e quindi ne hanno vendute tante. Per coprire
anche queste perdite, ecco che Archegos è costretta a vendere altre posizioni, anche queste in perdita, nei settori sia delle telecomunicazioni che della tecnologia, portandola ad una posizione non facile e soprattutto mettendo i broker allerta, tanto che i broker chiederanno per la situazione una margin call ad Archegos. E giusto per vedere cos'è una margin call, è sostanzialmente quando un broker va da un trader, in questo caso un hedge fund, Archegos, dicendogli: guarda che la tua esposizione sta diventando insostenibile, porta altri soldi che tu hai da qualche altra parte o dei collaterali, quindi altre cose a garanzia, per dimostrare che puoi coprire la tua esposizione. Alla margin call però Archegos non riesce a rispondere, quindi non riesce a fornire soldi liquidi o altri strumenti per garantire la sua posizione in perdita, ed ecco che Credit Suisse, come anche tutte le altre banche con cui Archegos lavorava, esercitano la margin call e quindi vendono gli asset di Archegos per ritornare della loro posizione e limitare le loro perdite. Però si vede troppo tardi e qui si sollevano ancora una volta questioni sui loro controlli interni e sui processi interni a Credit Suisse, che non si è resa conto dell'esposizione di Archegos per tempo e si è trovata alla fine scoperta in una posizione che poteva essere coperta abbondantemente prima. E questo sarà il primo tassello del 2021 che porterà delle perdite importanti in Credit Suisse e metterà piano piano gli azionisti contro Credit Suisse, anche per delle mosse da parte dell'executive che voleva sollevare la responsabilità sia propria che dei manager per quanto accaduto, e agli azionisti questo non andò giù. Ma questo si somma alla prossima cosa che vedremo, che è Green Seal. Sto dimenticando, per il collasso di Archegos, Credit Suisse ci rimetterà 5 miliardi e mezzo. Bella botta. Sempre nel 2021, in contemporanea più o meno con il disastro di Archegos, Credit Suisse si trova un'altra cacca da pestare chiamata Green Seal. Che cos'era Green Seal? Green Seal era una società di investimenti che si occupava sostanzialmente di fare cartolarizzazioni, ossia prendevano debiti di altre società o mutui e li trasformavano in obbligazioni e vendevano poi queste obbligazioni. Comunque, se volete saperne di più di cartolarizzazioni, ho fatto una puntata del podcast che è già uscita in tema, uscirà un giorno anche un video perché ho registrato anche già il video sulle cartolarizzazioni, però intanto questo può bastarvi. E cosa ha fatto Credit Suisse? Beh, Credit Suisse ha venduto 10 miliardi di cartolarizzazioni, quindi titoli di debito creati da Green Seal, ai propri clienti, dicendo che erano praticamente garantite. Tassi di interesse elevati, ma erano assicurate quelle obbligazioni ed era garantito che sarebbero tornati i loro soldi e erano su una botte di ferro. Peccato che qualche mese dopo aver venduto questi 10 miliardi ai suoi clienti, sparsi in giro per il mondo, di obbligazioni di Green Seal fallisce. E fallendo si porta dietro tutte le obbligazioni che aveva venduto a Credit Suisse, lasciando in braghe di tela sostanzialmente i clienti di Credit Suisse. Riescono a recuperare qualcosa, ma poco o niente. E riesce a ripagare Credit Suisse intorno ai 6 miliardi ai propri clienti, si accolla 2 miliardi e mezzo di perdita e il resto andrà perso per sempre. Quindi se già aveva preso una perdita di 4 miliardi per Archegos, ne arriva un'altra da 2 miliardi e mezzo, senza considerare l'effetto dei danni d'immagine per il fatto che ha letteralmente frodato i suoi clienti. Dopo questi eventi, il nuovo consiglio di amministrazione che era entrato in Credit Suisse decide di però prendere le distanze da quanto accaduto e porta agli azionisti sostanzialmente di votare di esonerare il consiglio di amministrazione dalle cause di quello che è avvenuto, sia per il collasso di Archegos che per la frode, letteralmente frode, di Green Seal. Agli azionisti però questo non va bene, perché è una responsabilità anche del board, la gira del management. Quindi gli azionisti si incazzano mettendosi contro Credit Suisse e il titolo cala. Continua a calare perché gli azionisti iniziano ad andarsene. E con loro anche i clienti, perché Credit Suisse inizia a truffare anche in maniera sempre più consistente i clienti, che iniziano a fidarsi sempre meno di Credit Suisse. Ma questa è solo la seconda cacca del 2021, perché ora arriva anche la terza. Sono
Sul finire del 2021, intorno ad ottobre, Credit Suisse si becca una mega multa e perde due cause, una contro l'FCA britannico e l'altra contro il Department of Justice americano. FCA è l'equivalente alla Consob italiana, mentre il Department of Justice è, come dire, il Ministero della Giustizia, giusto per farci un'idea. E accusano Credit Suisse sostanzialmente di aver frodato i suoi clienti e le istituzioni bancarie internazionali con i cosiddetti Tuna Bond. Facciamo un passo indietro. Cosa sono i Tuna Bond? I Tuna Bond erano sostanzialmente delle obbligazioni che Credit Suisse aveva venduto ai suoi clienti, che potevano essere sia delle altre banche o società di investimenti che clienti finali come voi, e erano praticamente delle obbligazioni che servivano per pagare investimenti in Mozambico per navi per la guardia costiera e per la pesca del tonno, come ci ricorda Tuna Bond, appunto, le obbligazioni del tonno. Quindi raccoglie 2 miliardi che vengono dati poi in Mozambico, e questi 2 miliardi dovrebbero servire per acquistare delle navi che serviranno da una parte alla guardia costiera, dall'altra a pescare il tonno. Con la pesca del tonno e la vendita del tonno si possono ripagare questi debiti, e poi in parte la guardia costiera, con quello che fa o con i soldi governativi, ripagherà la sua parte. E quindi le persone che hanno prestato quei soldi ritroveranno i loro soldi man mano, e nel frattempo si pagheranno degli interessi. Questo sarebbe stato anche un'opera encomiabile di sviluppo di un paese in via di sviluppo, se non fosse che era una truffa pazzesca, perché in realtà quei soldi non finirono in mano alla guardia costiera e ai pescatori di tonno per comprare navi, o meglio, una piccola parte comprò effettivamente le navi. L'unico problema è che quelle navi comprate non salparono mai e stanno ancora arrugginendo nei porti del Mozambico. Gli altri soldi invece finirono in tasca a politici, ufficiali delle amministrazioni pubbliche del Mozambico, proprietari di società vari in Mozambico e anche dipendenti di Credit Suisse, che si presero mazzette a gogo. Tutto questo mascherato e nascosto sia all'International Monetary Fund, che non sapeva niente e dovrebbe essere informato quando ci sono investimenti massicci fatti a stati per il loro progresso economico, è un po' il suo lavoro, e nessun altro era informato. Quindi, vendendo queste cose, spacciandole per delle obbligazioni private, quando in realtà finanziavano anche enti pubblici e governativi, ma in realtà finanziavano principalmente mazzette, quando sono andati a fare le pulci, ecco che hanno sanzionato con una multa da $500 million, un poco meno in realtà, di $500 million, Credit Suisse, e hanno obbligato il Mozambico a ridare indietro i soldi. Soldi che non sono tornati ovviamente tutti indietro, che buona parte erano finiti in mazzette, mandando in crisi l'economia del Mozambico. Quindi Credit Suisse è riuscita in una botta sola a fare due cose. La prima, a mettere sul lastrico delle persone in Mozambico e a rovinare l'economia di un paese in via di sviluppo che sta ancora cercando di uscire da quella crisi economica profonda in cui è entrata nel 2021. E ai suoi clienti ha praticamente preso dei soldi che non gli ha più ridato indietro. E questo, diciamo che è la terza cosa che ha fatto molto dannosa nei confronti dei suoi clienti e investitori, che non gli ha fatto molto bene visti i progressi. E da qui ancora di più, sempre più capitali se ne vanno, sempre più clienti se ne vanno e sempre più azionisti se ne vanno, e il titolo continua a calare. Perché questi sono gli effetti: se da una parte tu hai un impatto, come è successo con Archegos, che praticamente hai delle perdite pazzesche, quelle impattano i tuoi azionisti, perché le azioni varranno meno, quindi venderanno le loro azioni e le azioni calano e meno gente vorrà investire in Credit Suisse, con il rischio che succeda di nuovo. Nella seconda invece, su Green Seal, cosa succede? Che da una parte frodano i clienti, e quindi sono i clienti stessi che vogliono andarsene via perché non vogliono perdere altri soldi e farsi fregare di nuovo, e in più la società ha subito delle perdite. Quelle perdite vanno a conto economico, quindi anche gli azionisti, che già si erano presi un'altra bastonata e quindi col cavolo che investono, escono da Credit Suisse e non investono più. Arriva la fine dell'anno e c'hai un'altra bastonata con un'altra frode, quindi da una parte frodato di nuovo i tuoi clienti, che perché dovrebbero darti ancora soldi, e se ne vanno, e dall'altra cosa succede? Che gli azionisti subiscono il $500 million di multa, perché è un impatto sul conto economico. Di conseguenza continuano negli anni a bastonare azionisti e clienti, che non è bene. E questo è il 2021. Ora passiamo al 2022.
Il 2022 inizia con il botto. Il CEO Antonio Horta Osorio, sì, famoso per aver salvato sia Santander in Spagna che Lloyds Bank in Regno Unito, proprio dopo l'ottima esperienza in Lloyds Bank e aver recuperato una società, una banca che stava veramente con le pezze al culo e averla riportata in auge come una fra le banche più importanti in Regno Unito, viene chiamato in Credit Suisse per salvare Credit Suisse fra il 2020 e il 2021. Però non dura neanche un anno, sicuramente perché nel 2021 si becca tante di quelle bastonate regresse, ovviamente, perché sono tutti eventi che sono successi negli anni precedenti, lui arriva e se li accolla. Prova a sistemare le cose, però poi per ben due volte viola le restrizioni Covid e è costretto a dimettersi perché ha violato le restrizioni Covid svizzere. Ma tant'è che nel 2022 Credit Suisse parte con il dover cercare un nuovo amministratore delegato, che troverà, ma durerà pochi mesi anche lui. A febbraio usciranno quelli che vengono chiamati gli Swiss Secrets, che sono un equivalente ai Panama Papers, ossia dei leak, un'inchiesta giornalistica che tira fuori una serie di schifezze fatte da Credit Suisse in passato, come se non ne avessimo già citate abbastanza e quelle erano già note, e sostanzialmente c'è un danno d'immagine ancora maggiore su Credit Suisse, che per questo danno d'immagine e anche per il fatto che sia uscito un leak avrà molti dei suoi correntisti che inizieranno a pensare di andarsene e piano piano se ne andranno, anche non troppo piano. In più all'inizio dell'anno scoppia, se non ve lo siete ricordato o non c'eravate, è scoppiata una guerra in Ucraina fra la Russia e l'Ucraina, e molti oligarchi russi vennero sanzionati e sono sanzionati, e penso immaginerete che molti oligarchi russi hanno soldi in Svizzera, in particolare in Credit Suisse, e sembrerebbe da indagini più recenti in cui sia UBS e Credit Suisse sono sotto osservazione dalla SEC che forse, e dico forse, queste banche hanno circumnavigato le sanzioni, o meglio non hanno rispettato le sanzioni nei confronti degli oligarchi russi, e i loro fondi sono volati via dalla Svizzera quando dovevano essere congelati. E se da una parte è una sanzione possibile per il futuro per Credit Suisse, che lo scopriremo solo vivendo, dall'altra è liquidità che se ne va, e non poca. Quindi inizia già ad avvenire quello che succederà poi in maniera ancora più massiccia sul finire del 2022 e che la porterà in una situazione veramente pessima nel 2023. Ma andiamo con calma. Siamo solo a febbraio e abbiamo Swiss Secret che tira fuori questi leak con un enorme danno immagine e la guerra in Ucraina. A marzo e giugno arrivano altre due batoste. Nello specifico arrivano un'altra frode verso clienti fatta nelle Bermuda molti anni prima, nel 2016, e un'altra mancata segnalazione antiriciclaggio e quindi riciclaggio di denaro da proventi illeciti, questa volta da traffico della cocaina della mafia bulgara, a giugno. Quindi in rapida successione si becca due sanzioni, anche lì da mezze miliardate, per una frode prima verso i suoi clienti e poi una frode, sostanzialmente, perché è una frode il money laundering, nei confronti delle autorità. Vediamo prima quella successa alle Bermuda. Cosa è successo? Nel 2016 la divisione assicurativa di Credit Suisse nelle Bermuda ha iniziato a vendere prodotti ai suoi clienti anche se loro non volevano. Come facevano? Semplicemente falsificavano la firma dei loro clienti. Falsificavano la firma, vendevano prodotti vari e questi prodotti però poi sono andati in perdita. Hanno perso soldi i loro clienti a causa di questi prodotti venduti e loro non li volevano. Non sapevano neanche probabilmente di averli acquistati e quindi fanno causa a Credit Suisse nelle Bermuda. Diciamo che Credit Suisse, nel pestarla la merda, l'ha pestata anche grande, perché fra i suoi clienti c'era anche il primo ministro della Georgia, che si è fatto portavoce di questa battaglia contro Credit Suisse, che è finita appunto nel 2022 con una multa di poco più di mezzo miliardo di dollari. A giugno, altra multa, riciclaggio di denaro sporco, mafia bulgara, per riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di cocaina. Ottimo, molto bene Credit Suisse. E con questa finiamo effettivamente le controversie che abbiamo finora di Credit Suisse e che conosciamo. Come potete vedere, tutte queste varie controversie non hanno fatto che mettere un chiodo alla volta sulla bara di Credit Suisse, però diciamo che sono questi ultimi due anni, il 2021 e il 2022, quelli che danno la mazzata finale. Tant'è che nell'ultimo bilancio, quello del 2022 uscito qualche settimana fa, si parla che nell'ultimo quadrimestre del 2022
Credit Suisse abbia perso in termini di liquidità 110 miliardi di franchi di clienti che hanno spostato quei soldi da un'altra parte perché non volevano più stare in Credit Suisse. Ed è stato quello l'inizio della fine. Ma questo lo vediamo in un altro video. Ed è arrivato il momento di trarre le conclusioni prima di salutarci. Credit Suisse nei suoi 166 anni ne ha fatte di cotte e di crude. È stata una banca che è partita con l'intento di essere il motore della Svizzera, in particolare legata alle ferrovie, ha fatto la fortuna delle ferrovie e della Svizzera per certi versi, e poi nel secolo scorso si è trovata, anche per condizioni esterne e per condizioni legate alla Svizzera, a ricevere tantissima liquidità e a trattare con persone particolari, chiamiamole così. Nel corso degli anni è stata richiamata più volte al fatto che i controlli non andavano bene. Quante volte avete sentito o avete anche letto negli articoli che ho lasciato in sovraimpressione che le autorità richiamavano a migliorare i controlli interni? I controlli interni legati alle frodi, quindi al riciclaggio di denaro da proventi illeciti, i controlli interni legati ai clienti che vengono selezionati per certe cose. E una cosa che ho notato molto di più rivedendo tutto il video, visto che questo è stato fatto dopo che ho editato tutto, è il fatto che se si va a guardare dove Credit Suisse ha pistato cacchi in giro per il mondo, sono stati posti differenti. Certo, ci sono stati posti con più recidiva, tipo il Giappone, il Regno Unito, gli Stati Uniti, però sono state tutte cose fatte in luoghi diversi, non c'era una direzione centrale. E confrontandomi anche con i miei colleghi su questa cosa, mi hanno fatto ricordare, anche perché ci lavoriamo spesso con le multinazionali, che le multinazionali sono dei pachidermi enormi e non è facile controllare e sapere cosa succede ovunque. E questo è vero, gliene do atto. Però c'è anche da dire che all'interno di una multinazionale in cui è difficile controllare tutto, perché headquarter, il CEO, il CFO non sanno tutto quello che succede sotto di loro, perché è letteralmente impossibile che lo sappiano, ma devono esserci delle strutture e un'organizzazione di un'impresa fatta in modo tale che, proprio perché è enorme, ci siano localmente, regionalmente, dei controlli per evitare che queste cose accadano. E se questo non accade, comunque l'executive è responsabile in ultimo di quello che succede. Un'altra cosa che si può dire di Credit Suisse è stata che, a differenza dei suoi competitor svizzeri, pensiamo a UBS o a Julius Baer, Vontobel o altre banche svizzere, dopo il 2015 queste banche hanno iniziato a essere più trasparenti e aprirsi al mondo e a dare un'immagine di sé di banche pulite, di banche che si sono allontanate da quello che era il loro passato e di quelle aree grigie e non troppo grigie che appartenevano alla Svizzera. Il sistema bancario svizzero ha avuto molto a che fare con cose grigie e anche il sistema stesso ha aiutato quelle banche e ha chiuso anche degli occhi su quello che le banche hanno fatto. Però dopo il 2015, quando la Svizzera esce dal mondo blacklist e diventa uno stato whitelist, quindi non è più uno stato con segretezza che non diffonde informazioni riguardo ai suoi clienti, ma dal 2015 in poi, se voi portate i vostri soldi in Svizzera, ecco che l'Italia lo sa, perché la Svizzera fornisce l'Unione Europea e gli Stati Uniti di informazioni relative a quello che succede nelle proprie banche, perché appunto è uno stato whitelist, quindi non c'è più la segretezza che c'era una volta. Ecco che di tutte le banche svizzere, Credit Suisse sembra, e forse non è l'unica, ma fino a qui sembra quella che è rimasta ancorata al suo passato e ha continuato a far scandali e ha continuato a pestare cacche in maniera più frequente e troppo tardi si è svegliata che forse non era più ora. Forse era ora di dare una ripulita al management, forse era arrivato il momento di cambiare mentalità e allinearsi molto di più ai suoi competitor interni, che nel frattempo continuavano a fare utili, a differenza di Credit Suisse che continuava a macinare perdite e a perdere consenso sia fra i suoi clienti che fra i suoi investitori. E se qui siamo arrivati
al baratro e all'orlo del baratro, nel prossimo video vedremo la caduta a volo d'angelo di Credit Suisse e perché questo è successo. Quindi, qui abbiamo visto la storia di Credit Suisse. Nel prossimo video non vediamo solo la storia di Credit Suisse, ma vediamo qual è stato veramente l'ultimo canto del cigno di Credit Suisse, cosa è successa l'ultima settimana di turbolenze, quali sono stati gli accordi presi fra Credit Suisse, UBS e la banca centrale svizzera, quali sono stati gli effetti di questi accordi che hanno creato tumulti anche sui mercati finanziari europei e hanno avuto una ripercussione in termini forse più emotivi che in termini di bilancio sulle altre banche europee, perché i mercati sono in una situazione di tumulto dovuti proprio a quello che sta succedendo, ma non è detto che effettivamente ci sia un problema anche nelle altre banche. Però quello che sta succedendo in questo momento basta a creare il dubbio e quindi c'è un effetto, ma vedremo questo appunto nel prossimo video. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, vi mando un grandissimo abbraccio, vi ricordo di commentare, mettere like, fare cose, siate presenti qui sotto al video, perché così da una parte il video sicuramente gira, girando può arrivare anche altre persone che possono imparare queste cose e capire anche un po' più la complessità delle dinamiche delle banche e di come una società può fallire, ma anche come proteggersi da eventuali cose simili per il futuro. Oltre a questo è bello che ci sia conversazione qua sotto, quindi è aperto a tutto, commentate, dite la vostra e sono curioso di leggere cosa avete da dire. Noi ci risentiamo per la seconda parte di questo video molto presto e intanto vi saluto con un classico ciao da Jacopo.